Questa conferenza all'università contro l'espianto e contro il taglio degli olivi, perché questo è ciò che sta accadendo ormai da anni nel territorio del mio distretto, nel territorio dei nostri 13 comuni. Lo abbiamo denunciato più volte, lo abbiamo denunciato con forza, ma non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell'assessorato e da parte dell'assessora su questo cruciale per noi tema. Abbiamo mandato una lettera all'assessore ancora una volta per dire che basta con questo taglio degli olivi, vogliamo una moratoria. Abbiamo mandato una lettera per chiedere un tavolo onde discutere insieme anche ad altri interlocutori come salvare questo grande patrimonio della nostra terra. L'olivo è un miracolo perché rappresenta l'incontro più virtuoso, più fertile che vi è stata fra la natura e l'attività umana. L'oliva è una pianta di straordinaria resistenza che viene dal lontanissimo passato e allo stesso tempo è una pianta su cui l'uomo è riuscito a intervenire per renderla produttiva e utile. Distruggere gli olivi vuol dire distruggere la pianta che meglio di tante altre protegge dal cambiamento climatico. Vuol dire distruggere la biodiversità nel nostro territorio. Vuol dire distruggere una pianta essenziale anche per contrastare il dissesto idrologico, vuol dire distruggere una pianta che resiste anche al cambiamento climatico. Non è un caso che lo scorso anno, anzi l'anno che abbiamo ancora alle spalle, noi abbiamo avuto una siccità tremenda, eppure i nostri olivi sono stati produttori di olio di ottima qualità. Quindi per questo noi chiediamo che si arrivi a porre termine a questo tipo di scelta scellerata. Per questo abbiamo mandato anche una lettera alla struttura periferica, al terminale della regione, perché la smettano di dare dei permessi, che sono permessi che ogni volta vengono utilizzati attraverso un cavillo presente nella legge regionale. E quindi la nostra battaglia è una battaglia molto determinata, lo vogliamo dire, lo diremo anche per il futuro. Noi siamo disponibili a tutte le alleanze, ringraziamo moltissimo la sovrintendenza che ha fatto una lettera, una nota molto importante e molto severa proprio per salvare queste nostre produzioni, che hanno una bellezza peraltro esemplare, e non è un caso che la sovrintendenza interviene, ma naturalmente anche la proposta della sovrintendenza, la nota della sovrintendenza, non ha avuto nessuna risposta. La situazione per noi è di emergenza e quindi richiede il massimo di iniziativa.